Gloria a Dio, perciò tu hai bisogno di un'esperienza reale con lo Spirito Santo. Caro che mi ascolti, cara che mi ascolti, non ti puoi accontentare di essere solo un simpatizzante della Chiesa evangelica. Alleluia. Non ti puoi accontentare solo con l'andare ai culti, di essere un ascoltatore, di essere un frequentatore di riunioni. Tu hai bisogno di nascere di nuovo. Amen, alleluia. Per mezzo della potenza di Cristo. Tu hai bisogno di un'esperienza reale, di una nuova nascita reale, di una conversione reale. Tu hai bisogno di una liberazione reale, una liberazione dalla vecchia vita, dai vecchi vizi, dai vecchi pensieri, dalle vecchie abitudini, da quei vecchi programmi televisivi che guardavi, da quei film pieni di peccato, di adulterio, di immoralità. Tu hai bisogno di essere liberato. Amen, alleluia. Perché una persona che ha un'esperienza con lo Spirito Santo è una persona liberata. Liberata dalla vecchia natura carnale, dalla vecchia natura diabolica, dalla vecchia natura adamica, della ribellione, della malvagità. Tu hai bisogno di nascere di nuovo. È inutile che mi dici: io sono evangelico da 5 anni, ma la tua vita è cambiata. Stai vivendo nella santificazione con Cristo, stai vivendo nella riverenza, nel rispetto, nel timore di Dio. Oppure dopo il culto arrivi, ti sdrai sul divano a guardarti le telenovele. Oppure dopo il culto arrivi e ti guardi ancora quei film mondani, quei film pieni di demoni. E mezz'ora prima hai lodato il Signore e poi mezz'ora dopo lodi il diavolo. Perché tu che guardi quei film e ti diverti in quei film, tu stai lodando Satana, tu stai lodando il diavolo. Tu devi essere liberato, gloria a Dio. Oh, alleluia. Non ti basta essere evangelico, non ti basta essere pentecostale, non ti basta essere non lo so quello che vuoi. Tu devi essere un figlio di Dio. Amen, alleluia. Tu devi essere santo, devi essere santa. Alleluia. Per il sangue dell'agnello. Oh, Ramakanda, Lamashaya. Tu devi vivere sotto la nuvola della gloria di Dio. Tu devi vivere nello Spirito. Tu e io dobbiamo camminare in novità di vita. Quei pensieri che c'hai dentro di te devono andare via. Quei pensieri malvagi di rancore, di odio, di invidia, di gelosia, di ipocrisia, di falsità. Tu non puoi dire: io sono evangelico, e poi sei pieno di odio dentro di te. È quello che è successo al popolo di Israele, fratelli. Loro erano stati scelti da Dio, ma non avevano ubbidito alla chiamata di Dio. Il popolo di Israele viveva una ipocrisia religiosa. Il popolo di Israele cadde in una falsità, di una falsa spiritualità. Loro andavano nel tempio, andavano a fare i loro sacrifici, i loro riti, ma come Gesù stesso disse, il loro cuore era lontano da Lui. Questo popolo mi loda con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Come disse il profeta Isaia e come Gesù Cristo confermò, alleluia, davanti ai farisei, agli scribi. E in questa parabola che abbiamo letto, cari nel Signore, Marco 12, dal verso 1 al verso 12, il Signore nostro Gesù Cristo, attraverso questa parabola, diede, carissimi, alleluia, un chiaro messaggio alla gente che lo ascoltava lì a Gerusalemme. Perché sapete voi, fratelli, quel popolo era diventato un popolo abitudinario. Loro andavano al tempio perché era un obbligo, era un'abitudine. Loro andavano al tempio perché ormai era diventata una tradizione, una cultura. Come oggi, fratelli, mi dispiace dirlo, anche molti cristiani vanno al culto perché è un'abitudine.
ma in verità poi la loro vita personale non c'è più quel fuoco di Dio, non c'è più quell'amore, non c'è più quello zelo, non c'è più quella santificazione, non c'è più, fratelli, quella comunione. Molti sono diventati abitudinari, evangelici abitudinari, pentecostali abitudinari nelle loro tradizioni, nella loro religiosità. Fratelli e sorelle, ma il cuore non vive più in quel fuoco di Dio. E Gesù, alleluia, utilizzò questa parabola per riprendere quel popolo che aveva occhi ma non vedeva, avevano orecchi ma non udivano, non sentivano più la voce di Dio, avevano un cuore purtroppo insensibile e non avevano riconosciuto il Figlio di Dio che era lì in mezzo a loro, non avevano nemmeno riconosciuto i profeti del Signore. Mio Dio, che condizione tragica! Non avevano nemmeno riconosciuto i veri servi di Dio che parlavano nel nome dell'Eterno. Non avevano più, in altre parole, quella sensibilità spirituale. Non avevano più quel discernimento spirituale. Non avevano più, fratelli e sorelle, un cuore ammaestrabile. Erano diventati duri di cuore, erano diventati un popolo dal collo duro, come Dio stesso innumerevoli volte li aveva ripresi tramite i profeti. E il Signore Gesù in questa parabola, per far riflettere il popolo, ma questo vale anche per oggi, fratelli, questa parabola deve servire anche per oggi, per la Chiesa di oggi, perché a volte anche la Chiesa di oggi non riconosce più la voce di Dio. A volte la Chiesa di oggi non riconosce più la chiamata, la voce dello Spirito. La Chiesa di oggi purtroppo non sta più riconoscendo l'opera genuina dello Spirito. La Chiesa di oggi fa fatica a riconoscere quali sono i veri servi di Dio. Anche la Chiesa di oggi sta maltrattando i veri servi di Dio. Anche la Chiesa di oggi non sta ricevendo i veri profeti di Dio. Manda Sharia Kema, misericordia, Padre. Anche la Chiesa di oggi non sta più, alleluia, riconoscendo i veri evangelisti di Dio che Dio sta mandando a predicare la sua parola. La Chiesa di oggi, invece di appoggiare, di sostenere, di incoraggiare i veri servitori di Dio, la Chiesa di oggi è diventata indifferente, è diventata menefreghista. La Chiesa di oggi ormai ha perso quella sensibilità. Dov'è l'amore di Cristo, fratelli, come i primi cristiani, che quando arrivavano i fratelli, i servi di Dio a predicare nelle città, questi uomini li lavavano i piedi, queste sante donne a Ramachia li lavavano i piedi ai santi del Signore, agli apostoli del Signore. Dove oggi, fratelli, questo non lo dico per me, anch'io devo lavare i piedi dei fratelli, io non chiedo che nessuno mi lavi i piedi, ma dov'è l'amore di Cristo? Dov'è l'accogliere fraternamente l'amore di Cristo, fratelli? Queste cose ormai stanno venendo a mancare. Sono pochi quelli che con il cuore sincero, oh alleluia, vivono come la Chiesa primitiva, fratelli, come i primi cristiani, che quando arrivavano i fratelli loro facevano a gara per chi li poteva ospitare. Amen, alleluia. Loro facevano a gara per chi li poteva portare a mangiare in casa loro. Ma oggi non è più così. Oggi ognuno vuole stare nella sua comodità, ognuno ama il materiale. Io ho la mia bella casa, nessuno mi deve sporcare la mia casa.
Io c'ho il mio bel tappeto che ho comprato 500 euro. No, questo qua viene con le scarpe sporche, mi sporca il... Ravvedetevi! Fratelli e sorelle, la Chiesa di oggi si deve ravvedere! Amen, alleluia! Questo vale per tutti, amati nel Signore, dove oggi... Alleluia, quella chiesa, quelle, oh alleluia, quei credenti, quelle donne sante che quando arrivavano i servi di Dio nelle loro città, questi uomini, queste donne lavavano i piedi dei discepoli. Dove sono oggi, chiesa di Dio? Alleluia, dove sono quelli che ospitano, quelli che danno da mangiare ai bisognosi, ai fratelli, ai servi dell'Eterno? Dove sono oggi? Amen, alleluia. Oh, e questo lo dico nel nome di Gesù Cristo, e vale anche per me, fratelli. Guai a me se parlo cose personali perché mi fanno comodo. No, questo vale anche per me. Se io ho la mia casa, io devo ospitare i servi di Dio, io devo lavare i piedi dei servi di Dio, io devo dare da mangiare agli uomini di Dio. Alleluia, alleluia. Non fare come quell'Israele che invece di accogliere i profeti lapidavano i profeti. Fratelli e sorelle, chi ha orecchi da udire oda, chi ha orecchi da udire oda. Fratelli e sorelle, il popolo di Israele invece di accogliere i profeti lapidava i profeti. E oggi, fratelli, purtroppo in un certo senso stiamo vedendo lo stesso nella chiesa di oggi, la chiesa moderna, la chiesa materialistica, la chiesa dormente, la chiesa formalistica, la chiesa che è solo un'organizzazione umana, che fa vergogna all'Evangelo, che vivono una vita solo di riunioni che sono superficiali, ma non stanno vivendo nello spirito, nell'amore, nella... Oh, alleluia, nella resa totale a Cristo, fratelli e sorelle. Cos'è cambiato oggi? Cos'è cambiato oggi, fratelli? Perché noi non possiamo più dimostrare quello che dimostravano i primi cristiani? Erano forse loro meglio di noi? Erano più perfetti, più bravi di noi? No, fratelli, loro erano uomini come noi. Erano esseri umani come noi, ma loro si avevano veramente arreso. Loro si erano veramente arresi. Loro si erano veramente umiliati allo Spirito di Dio. La Chiesa primitiva, fratelli. Oh Signore, aiutaci a comprendere, Signore, come viveva la Chiesa primitiva. Aiutaci a seguire l'esempio di quella chiesa primitiva, che è l'unica chiesa che Gesù Cristo accetta, fratelli. Ve lo dico nel nome del Signore, vale anche per me. L'unica chiesa che Gesù Cristo accetta è una chiesa come la chiesa primitiva. Tutto il resto è falso. Tutto il resto è solo un'apparenza, un'imitazione, un inganno della superficialità. L'unica chiesa che Gesù Cristo accetta è la chiesa che vive come la chiesa primitiva. È inutile che mi dici: ma fratello, i tempi sono cambiati, oggi siamo nel 2017, ma sai, oggi siamo in tempi nuovi, siamo in tempi moderni, sai fratello, ormai quei tempi antichi sono passati. No, 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 fratello, non ti ingannare, sorella, non ci inganniamo. La parola di Dio non muta, non cambia. Che il Signore ci aiuti a camminare nei sentieri antichi del nostro Signore Gesù Cristo, a non commettere l'errore di Israele, l'Israele materiale, l'Israele carnale, che loro non accolsero i profeti di Dio, fratelli, li lapidavano. Isaia veniva maltrattato, Geremia veniva perseguitato, Ezechiele, i profeti dell'Eterno morivano, erano maltrattati, lapidati, incarcerati dal re, dagli oppositori, dai carnali. Israele, invece di accogliere
Alleluia, gloria a Dio, i profeti Israele li rigettava, invece di accogliere i veri servi di Dio, li rifiutavano. Questo ci dice Gesù in questa parabola. Marco 12, verso 1 dice, vogliamo rapidamente meditare assieme ancora, Gesù dice in parabole, un uomo piantò una vigna. Fratelli, questa vigna rappresenta l'opera del Signore. Amen. L'opera di Dio. Dice, vi fece attorno una siepe, cioè una protezione. Fratelli, perché intorno all'opera di Dio c'è una protezione, c'è una barriera spirituale che ci separa dal mondo. Una siepe rappresenta una divisione, amen, una separazione. La vera Chiesa si deve separare dal mondo, fratelli. La vera Chiesa si deve separare dai mondani, dai carnali, dai falsi. Amen, alleluia, Signore, aiutaci. E poi dice che vi scavò un luogo dove pigiare l'uva. Amen. Fratelli, pigiare l'uva rappresenta un produrre, un qualcosa che è il frutto della vigna. Pigiare l'uva rappresenta una lavorazione. Pigiare l'uva rappresenta che tu stai lavorando, che c'è una opera, che c'è un, alleluia, un frutto. Amen, alleluia, che c'è un prodotto che si deve vedere nella vita spirituale della Chiesa. E poi dice che vi costruì una torre. In questa vigna, gloria a Dio, c'era una torre. Fratelli e sorelle, e quella torre è figura della preghiera, di una vita di vigilanza. La torre, fratelli, in quei tempi la usavano per fare la guardia sulla città. Su quella torre c'era un soldato, una sentinella, che guardava, fratelli, il territorio affinché nessun nemico arrivasse a distruggere la città, a invadere la città o a invadere ciò che veniva protetto. Perciò la torre rappresenta la vigilanza, la preghiera, a me la saggezza, il discernimento. Ma oggi dov'è finita, fratelli, la vita di preghiera? Dov'è finita la saggezza? Dov'è finita la prudenza? Dov'è finito il discernimento? In molti cuori non c'è più quella torre di preghiera. Alleluia, in Proverbi dice che il nome dell'Eterno è una forte torre. A essa correrà il giusto e al riparo sarà. Il nome dell'Eterno, quando noi preghiamo, fratelli cari, sorelle care, nel nome del Signore, nel nome del Signore, noi preghiamo, e quando noi preghiamo ci stiamo rifugiando in una torre spirituale. Amen, alleluia, dove il diavolo non ti può colpire. Sorella, rifugiati nella torre. Amen. Rifugiati nella preghiera. Rifugiati nella potenza che c'è nel nome di Gesù. Rifugiati nell'Eterno. Amen, alleluia. Non rimanere fuori dalla torre, fratello, sorella, perché ti voglio dire, fuori dalla torre c'è la carnalità. Quando tu non preghi, tu diventi carnale. Quando io non prego, io divento carnale. E poi allora i pensieri carnali ti assalgono come delle belve, come delle bestie feroci. I pensieri carnali assalgono e rovinano la tua mente, perché tu non preghi, ti fai prendere dalla carnalità e inizi a vedere tutto negativo, inizi a vedere tutto buio. Arriva una piccola prova e inizi a lamentarti, a spaventarti, e indietreggi, ti tiri indietro dalla chiamata di Dio.
Non fare questo, fratello, sorella, non lasciare la volontà di Dio, come fece Dema. Dema era un discepolo che camminava con l'apostolo Paolo. Dema era un uomo, alleluia, che era stato chiamato dal Signore. Dema era un apostolo, possiamo dire. Ma a un certo punto Dema, come ebbe a dire l'apostolo Paolo per lo Spirito, Dema mi ha abbandonato, Dema mi ha lasciato, Dema è andato via e ha seguito i piaceri del mondo. Dema mi ha abbandonato per seguire questo mondo, questo secolo presente. Perché Dema, fratelli, non pregava più. Perché Dema non stava più in comunione con lo Spirito Santo. Perché Dema, invece di stare nella torre della preghiera, lì come una sentinella, sveglio, in preghiera, Dema si era addormentato. E oggi, fratelli cari, quanti uomini, quante donne nelle chiese si stanno addormentando, non pregano più, non hanno più la mente spirituale, non hanno più, fratelli e sorelle, quella autorità che viene da Dio. Perché quando tu vivi in comunione con Cristo, tu hai l'autorità, non per la tua gloria, ma per la gloria di Dio. Perché ogni bene è per la gloria di Dio, fratelli. Perché per servire Dio tu hai bisogno dell'autorità. Per servire il Signore, sorella, per rimanere salda nella chiamata di Dio, tu hai bisogno dell'autorità. Ma tu devi stare nella torre della preghiera come un soldato, come una sentinella, come una donna, un uomo che combattono il buon combattimento della fede. Amen. E in questa vigna di cui Gesù parla nella parabola, c'era una torre che doveva proteggere la vigna. Alleluia. E poi dice che questa vigna l'affidò a dei vignaiuoli. Poi se ne andò in viaggio. Fratelli, e questo rappresenta l'opera di Dio. Il Signore, dopo la risurrezione, Lui è andato in cielo. Amen. Lui è andato via da questo mondo. Alleluia. Ma ha mandato il suo Spirito. E Lui ha messo dei vignaiuoli, degli operai. Lui ha messo degli uomini, amen, alleluia, per custodire la vigna. Ma se tu dormi, se tu non preghi, pastore, tu sei un uomo carnale. È inutile che mi dici, ma io sono il pastore. Non importa, se tu dormi, sei un uomo carnale. Alleluia, ascolta quello che ti dice il Signore. E questo vale anche per me. È inutile che io dico, no, io sono il predicatore, io sono un evangelista, io ho predicato in tanti. Ma se io dormo, sono un uomo carnale, fratelli. Se tu dormi, tu non preghi, sei un carnale. Sei una carnale, una mondana. Hai l'apparenza della pietà, ma sei spento, sei spenta. Pensi di più alle cose della carne, alle cose del mondo, pensi di più alla bella apparenza, ai bei vestiti, alla bellezza fisica, ma dentro sei morto, sei a dormire. No, fratelli, noi dobbiamo stare in preghiera, noi dobbiamo stare ai piedi di Gesù, noi dobbiamo stare in contatto con lo Spirito Santo. Oh, alleluia, perché il Signore ritornerà e Lui vuole vedere un frutto nella sua vigna. Amen, alleluia. E ti voglio dire, quella vigna siamo noi. Dentro di te ci deve essere il frutto dello Spirito, il frutto della santità, il frutto del ravvedimento, il frutto dell'amore, il frutto dello Spirito di Dio. Ma se tu dormi, cosa puoi vedere? Non puoi vedere niente. Ecco perché oggi tanti vignaiuoli stanno disprezzando i servi che Dio manda. Stanno disprezzando i messaggeri che Dio manda. Tanti vignaiuoli addirittura stanno disprezzando il Figlio di Dio, come fecero questi vignaiuoli, che il padrone della vigna mandò dei servi
per ricevere la parte del frutto, ma essi lo presero. Presero il servo che il padrone aveva mandato, rappresenta Dio, il servo di Dio. Presero il servo, lo batterono, lo maltrattarono e lo rimandarono a mani vuote. E poi il padrone della vigna mandò altri servi, mandò altri messaggeri, mandò altri, oh alleluia, uomini di Dio, ma questi uomini li maltrattavano, li tiravano le pietre, li insultavano, li criticavano, li diffamavano, li buttavano via dalla vigna. E oggi, fratelli, in un certo modo succede la stessa cosa in alcuni luoghi. Alcuni non vogliono più ricevere i veri servi di Dio, non vogliono più ascoltare la vera parola di Dio, non vogliono più accogliere l'opera di Dio che Dio manda tramite lo Spirito Santo. Loro vogliono farsi dei messaggi a modo loro, loro vogliono ascoltare dei predicatori a modo loro, loro vogliono dei servi a modo loro, vogliono quello che gli piace a loro, ma non vogliono più quello che Dio sta mandando. Ancora oggi è così, fratelli. Ma chi è spirituale, chi è un uomo di preghiera, una donna di preghiera, chi vive nello Spirito Santo, accoglie quello che Dio manda. Amen, alleluia. Quello che Dio manda per il nostro bene, la sua parola, il suo messaggio, la sua verità, fratelli. La sua opera, il suo spirito, la sua, alleluia, santa parola. Amen, alleluia. Oh, alleluia. Ma alcuni rifiutano i veri servi di Dio, rifiutano i veri profeti, rifiutano i veri messaggeri, e addirittura, come questo popolo, rifiutano il figlio. A un certo punto il padrone della vigna disse: io adesso manderò mio figlio, almeno avranno rispetto di mio figlio. Il padrone della vigna mandò il figlio. E questo è quello che è successo in Israele. Dio a Mashiach, alla Machia, ha mandato suo figlio, ma loro hanno disprezzato il figlio. Loro non hanno creduto nel figlio di Dio, lo hanno maltrattato, lo hanno perseguitato, addirittura dicevano che Gesù scacciava i demoni per l'opera di Belzebù. Dicevano: tu hai un demone, tu sei un samaritano, ma chi sei tu? Sei un falegname, tu non servi niente, dicevano al figlio di Dio. Alleluia, Signore, abbi misericordia. Ma oggi bisogna stare attenti a non fare lo stesso errore, perché se tu disprezzi un vero servo di Dio, stai disprezzando il figlio di Dio, perché il figlio di Dio disse: chi ascolta voi ascolta me, ma chi disprezza voi disprezza me. Quando tu non capisci l'opera di Dio, quando tu disprezzi l'opera dello Spirito Santo, quando tu disprezzi un vero servo di Dio, tu stai disprezzando il figlio di Dio. Chiesa, non commettere questo errore. Chiesa, abbi discernimento. Chiesa, alleluia, umiliati ai piedi del Signore. Umiliamoci, umiliamoci ai piedi del Re di Gloria, perché fratelli, il Signore, il padrone della vigna, il Signore della vigna verrà ancora a fare un giudizio. Come dice qui, il padrone mandò suo figlio, ma loro maltrattarono il figlio, uccisero il figlio, loro disprezzarono il figlio, lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Guardate cosa fecero al figlio. Loro presero il figlio, in questa parabola ha un senso spirituale, e lo gettarono fuori dalla vigna. Fratelli, questo mi ricorda quello che Gesù dice nell'Apocalisse alla chiesa di Laodicea. Gesù Cristo era la porta che stava bussando. Gesù Cristo bussava e diceva: se qualcuno ascolta la mia voce e apre,
Io sto alla porta e busso. Se qualcuno apre la porta, io entrerò. Questo vuol dire che la chiesa di Laodicea aveva lasciato fuori il Figlio di Dio. Avevano lasciato fuori la verità. Avevano lasciato fuori lo Spirito. Avevano lasciato fuori la presenza di Gesù. E Gesù era fuori dalla porta che bussava. E diceva: io sto alla porta e busso. Se qualcuno entra, se qualcuno apre, se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui. Chiesa, non lasciare fuori il Figlio di Dio. Fratello, sorella, non lasciare fuori il Figlio di Dio. Alleluia. Ministro. Alleluia. Organizzazione, denominazione, non lasciare fuori il Figlio di Dio. Alleluia. Non lasciare fuori Cristo. Non lasciare fuori l'unzione, non lasciare fuori la verità, non lasciare fuori la santità, non lasciare fuori la fede, non lasciare fuori la preghiera. Alleluia, 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 alleluia. Cosa farà dunque il padrone della vigna? Egli ritornerà, egli verrà e sterminerà, fratelli, una parola dura, ma la devo dire. Il Signore sterminerà quei vignaiuoli malvagi e darà la vigna ad altri. Il Signore sterminerà, il Signore toglierà i vignaiuoli malvagi e il Signore affiderà la sua vigna ad altri. E questo sta già succedendo spiritualmente, fratelli e sorelle. Ma vi voglio dire, affinché nessuno si confonda riguardo ad Israele, il Signore restaurerà Israele. E alla fine Israele riconoscerà che Gesù di Nazareth è veramente il Messia. Alleluia. Il Cristo. E Israele sarà salvato. Alleluia. Amen, alleluia. Ma i vignaiuoli malvagi saranno sterminati. Alleluia. In Israele, ascoltate, in Israele, ma anche nella Chiesa. I vignaiuoli malvagi, i ministri malvagi, gli uomini carnali saranno sterminati. Da quale parte vogliamo stare? Io voglio stare con Gesù. Gloria a Gesù. Io voglio stare dalla parte di Cristo. Io mi voglio umiliare davanti a Lui. Alleluia. Che questo sia il tuo desiderio, fratello, sorella, di umiliarti al cospetto del Figliuolo di Dio, di umiliarti al cospetto del Re dei Re, il padrone della vigna, il Dio onnipotente, il Dio di Israele, che è anche l'Iddio della Chiesa. Della Chiesa, ho detto, non di un'organizzazione, ma della Chiesa. E la Chiesa sono quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore, che sono stati lavati nel suo sangue e che vivono in comunione con Lui. Dovunque ci sono due o tre riuniti nel nome del Signore, io sono lì in mezzo a voi, io sono lì in mezzo a loro, il Signore in mezzo a noi. Invoca il Signore in questo momento. Dile: Signore, purificami, Signore. Signore, perdonami. Alleluia. Ho bisogno, Signore, che tu purifichi la mia vita. Ora malavasharamadagai. Ho bisogno, Signore, che tu mi liberi dalla mia debolezza. Alleluia. Che tu mi liberi. Oh, alleluia. Che tu mi liberi dalla mia mente carnale. Che tu mi liberi, Signore, dalle influenze di questo mondo, Signore. Purifica la mia vita. Io non voglio essere un vignaiuolo malvagio. Diglielo al Signore con sincerità in questo pomeriggio. Signore, io non voglio essere un vignaiuolo malvagio. Io non voglio essere un uomo, una donna malvagia. Io non voglio essere un cristiano malvagio. Io voglio essere, Signore, come tu mi vuoi. Io voglio, Signore, camminare come tu mi vuoi, nello spirito, alleluia. Io voglio, Signore,
seguirti, oh, nella tua volontà, mio Dio. Lavami, Padre, facci essere alleluia veri vignaiuoli nella tua vigna, alleluia, essere veri cristiani, veri discepoli, alleluia. Adora, adora il Signore, alleluia. Tu sei santo, solo tu sei santo, alleluia, solo tu sei santo, oh alleluia, santo mio Signore, alleluia, tu sei santo, invoca il Signore. Siamo davanti a te. Oh, la vada sciavala catala sea. Apri cieli, Padre. Riempici, alleluia. Vera vite, alleluia. Noi siamo i tralci, Signore, aiutaci a essere umili, a essere fedeli, a essere amorevoli, Signore, alleluia. Oh santo, santo mio Signore, tu sei santo. Facci essere, Padre, oh Signore, uomini spirituali, donne spirituali, aiuta tuo popolo, aiuta la tua Chiesa, Re di Gloria, alleluia, aiuta i tuoi figli, Dio vivente, alleluia, oh Dio del mio cuore, alleluia. Oh.
la tua gloria. Alleluia, ravviva ogni cuore, libera ogni anima, ogni mente, Padre, che ognuno di noi possiamo essere veramente uomini spirituali, donne spirituali, guidati dallo Spirito Santo. Facci vivere nello spirito, nella preghiera, alleluia, in quella torre spirituale, alleluia, della comunione con te, alleluia. Oh Signore, ora bata sharama katalama se, alleluia, oh Spirito, discendi come fuoco, alleluia, grazie nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Spirito di Dio.